cominciamo da qui, oggi facciamo il giro del lago di Bracciano, ci dirigeremo verso anche Martignano e questa è la discesa da Bracciano verso il lago. La giornata è bella, speriamo di non avere nessun tipo di intoppo e andiamo. Eccolo qua, da qui possiamo vedere già il lago, bellissimo. Siamo a ridosso del lago, ci sono dei camping che circondano tutta la zona. Adesso siamo in Vigarello e subito dopo Vigarello ci sarà Trevignano. E da lì poi vedremo la direzione per andare verso il lago. Ok, la strada è tranquilla. Oggi faremo la maggior parte strada asfaltata e un po' di sterrato nella parte che in 6-7 km saranno dentro Martignano, che sarà invece sterrato. Di Vigna di Valle ci sono invece gli stabilimenti dove sta anche Anguillara, dove si può stare tranquillamente pagando la sciocchezza e si può stare benissimo per l'estivo con le aree disponibili, molto servita la zona. Qui ci sono stato un paio d'anni fa e stava benissimo. Ok, procediamo verso Vigarello Trevignano. Ciao! Curate, sono tutte le zone dove si ferma il battello che principalmente nel periodo estivo fa il giro del lago. Questo è il Vigarello, appunto uno dei punti che va in salita, degli strappetti che ci sono adesso, chiaramente scende, ecco qua. Thank you.
ci porterà a Trevignano. Come vedete, grazie anche alla giornata che è più che piacevole, ci possiamo godere questo bellissimo luogo. Non c'è nessuno. Ancora il lungo lago. Questo è uno dei moli da dove attracca il battello, eccolo qui, e più avanti ce n'è un altro. Ecco, Trevignano, molto bello. Vedete tutti i ristorantini che ci sono. Bella questa vista delle alte colline che circondano il lago, eccolo qui. Di là, al di là di queste montagne, andando verso i Cimini, c'è poi il lago di Vico, dove andremo domani. Che vedete qui c'è la ciclabile che avrei potuto fare anche io, ma per stare vicino al lago mi sono messo su strada. Comunque la ciclabile c'è, questa qui, e va avanti. Eccoci qui, uno di Polline. Ora poco più avanti cominciamo la salita verso il lago di Martignano, che è un laghetto che è adiacente praticamente a Bracciano, ed è separato praticamente da queste
diciamo, sono dei due piccoli crateri in realtà, uno vicino all'altro. Ok, la prossima giriamo e cominciamo la parte che andrà poi verso lo sterrato a Martignano. Dovrebbe cominciare già da qui. Questa è tutta la parte di sterrato che va verso Martignano, eccola qua. Ok, questa è la parte che va verso l'agriturismo del Castoro e da lì poi procediamo verso praticamente la parte alta di Martignano, ok? Dove eravamo già stati una volta. Ok, tra poco ricominciamo proprio lo sterrato che è da qui, dovrebbe essere, ecco qua, la parte che questa è l'agriturismo del Castoro, eccolo qua. Questa è la parte che penso. Leggero e tiriamo su. Ecco la parte uscente. Adesso ci dovremmo rimettere sempre su sterrato, chiaramente, però questa è la parte che va, questa è una parte ancora tutta in salita, che ci porterà proprio a Martignano vero e proprio. Eccoci qua. Un po' di cavallini. Voilà. Già questa è l'altra parte. Fatto un pezzettino di salita, una groppetta più che altro, e adesso ci dirigiamo al sospirato vista lago di Martignano. Siamo arrivati
sopra il lago di Martignano, nella parte opposta a cui eravamo diretti l'altra volta. Adesso vediamo un momentino il bacino. Eccoci qua. Quella splendida vallata. Di là si vede Bracciano e di qua c'è Martignano. Adesso andiamo a vedere Martignano. L'altra volta non lo abbiamo fatto, stavolta lo facciamo. Ecco qua. Ecco. Da questo punto potete vedere laggiù il lago di Bracciano, lì c'è Anguillara, lassù da quella parte lì c'è Bracciano con il suo castello e di là c'è l'Enea Casaccia, casa di Santa Brigida, e adesso andiamo a fare una visitina al lago di Martignano giù. Troppo, se no. Ci mettiamo in bassa. Eccola qua, dopo la faremo chiaramente in salita questa. Ecco il lago, il camping, questo è il camping del lago di Martignano. Voilà. Poi con un po' più di tranquillità andremo anche a visitarlo. Eccoci qua. Ok, proviamo a tagliare e fare un percorso un po' più ripido in discesa. Vediamo se ce la possiamo fare oppure no. Qui spostiamo indietro chiaramente. Ok, teoricamente ci dovrebbe essere problema. Anche andare piano, cioè, perché a parte la forcella le cose sono anche abbastanza dure, che sullo sterrato andrebbero ammorbidite. L'abbiamo fatta, ci siamo riusciti. Ok, questa è la comunale di Martignano,
che porta poi direttamente ad Anguillara, ed è noi da lì che riprenderemo poi il giro e chiudere fino a Bracciano. Diciamo poi che fatta questa parte qui finisce la parte, diciamo, di strada per il prato, l'abbiamo fatto prima. Questa è già strada battuta, asfaltata per alcuni pezzi, quindi è molto più semplice, ma parecchio più semplice da fare. Ok, questa è Anguillara, adesso stiamo scendendo verso il lago. Quando proveniamo da Bracciano facciamo finale di Anguillara. Stiamo andando verso il museo dell'aeronautica, quello lì famoso, molto bello, di Vigna di Valle. Museo storico Italian Air Force Museum, che eccolo qui. Sotto del castello, e questa è l'entrata.
questa è la cirioletta che vi dicevo. Questa è la parte dietro del castello e questa è la chiesa di Santo Stefano, quella che sta proprio dietro il castello, adiacente al castello. Ecco qua, vediamo se signorante, ecco qua, qui fanno la ciriola riempita. E la mezza cirioletta a 2,50. Ok, vediamo se c'è qualche strada interna che si può fare. Un po'. Ok, queste sono proprio i dove sbuchiamo. Ho gli scalini. Eccoci qua. E sbuchiamo sul Belvedere. Bellissimo. Ok, torniamo. Io c'ho qualche cosa carina da riprendere. Voilà. Traghette interne, che ci riporta poi sul corso, che abbiamo vari locali, ristoranti.